Siamo arrivati al momento più alto, più bello dell'anno liturgico, la celebrazione della Pasqua. Tutto è in funzione di questa celebrazione. Cristo muore e risorge per la nostra salvezza. E anche noi, insieme con Lui, siamo invitati a morire al peccato e a risorgere a vita nuova. La parola chiave di questa tappa è la parola amore, è la scelta dell'amore, è il cuore del messaggio cristiano, è il cuore di ogni esistenza umana. E per sviluppare questo tema ci siamo messi in ascolto della parte centrale del Vangelo, del capitolo 15 del Vangelo di Giovanni. Gesù parla attraverso una similitudine, quella della vite e dei tralci, una similitudine che si capisce facilmente. Siamo invitati a rimanere innestati in Lui, rimanete in me, perché solo così potete portare frutto. Ecco, e continuando questa similitudine, tirando quasi le fila di questa similitudine, Gesù affida ai Suoi discepoli il Suo comandamento, il comandamento nuovo. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi. Il comandamento dell'amore noi lo troviamo in diversi momenti della Sacra Scrittura. Tante volte Dio ribadisce questa esigenza vitale, un comandamento non inteso come legge, ma proprio come invito a scoprire l'esigenza più importante del cuore di ogni uomo e di ogni donna: amare Dio e amare il prossimo. Qui Gesù inserisce un elemento di novità: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Cioè non si tratta più di un amore generico, di un amore quasi indefinito, ma si tratta di un amore che ha un'unità di misura, la croce di Cristo. Ed è bellissimo come in questo brano Gesù, continuando, si rivolge ai Suoi discepoli con la parola amici. Non vi ho chiamato servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi. Ecco, soltanto sposando la logica dell'amore, cioè di questa esigenza vitale come quella del Cristo, cioè un amore che diventa dono della propria vita, soltanto sposando questa logica diventiamo realmente amici di Dio, amici del suo Figlio Gesù Cristo e dello Spirito Santo. Non vi chiamo più servi, ma vi chiamo amici, cioè nell'amore diventiamo familiari di Dio. E penso che questa parola, la parola amore, che viene così facilmente utilizzata, forse anche abusata da tanti di noi, in tutti i circuiti verbali ricorre sempre alla parola amore, non solo in quello affettivo sano, ma anche in tante altre cose. Ecco, forse questa parola ha bisogno di essere purificata. Poniamocela sulla bocca e facciamola scendere nel cuore solo quando siamo disposti a dare la nostra vita per Dio e per gli altri, solo quando siamo disposti ad allargare le braccia, solo quando siamo disposti a diventare per gli altri strumenti di risurrezione, solo quando davvero abbiamo accettato l'idea di una vita nuova, di una vita da risorti. Allora è una parola che ci sta tutta nel tempo di Pasqua: amore, amati perché risorti, risorti perché in grado di vivere la logica dell'amore, risorti perché fuori da questa logica noi non sappiamo altro, non sappiamo declinare altre parole. E di questa parola abbiamo bisogno, anche se abusata, però rimettiamola davvero nel circuito delle nostre vite, delle nostre esistenze e nel circuito di questa nostra società, che forse ha smarrito il sentiero più bello, il sentiero dell'amore. In questo lasciamoci guidare da Gesù morto e risorto, ripercorriamo le tappe fondamentali della sua vita, davvero riscopriamo la risurrezione in tutti i momenti del suo esistere e scopriremo davvero che la logica dell'amore è la logica vincente, perché è la logica della risurrezione.